Ben ritrovati a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un'ennesima alternativa da terminale per eseguire un determinato compito. In questo caso, come vedete dal titolo, parliamo di statistiche e analisi dati da terminale con il programma Data Mesh o Data Mesh, insomma, come volete pronunciarlo. Allora, Data Mesh che cos'è? È appunto un comando che non ha interfaccia grafica, quindi che si esegue da terminale e che permette di eseguire delle calcolazioni e delle aggregazioni sui dati contenuti in un file di testo sostanzialmente. Ecco, anche calcolazioni e aggregazioni complesse. Non è un programmino così tanto per dire, ma permette proprio delle calcolazioni statistiche per specialisti anche, come vedremo fra un attimo qui nel suo manuale che farò scorrere giusto per darvi un'idea. È un programma che permette svariate operazioni, dalle più semplici come una somma di numeri per dire, a cose più complesse come varie calcolazioni statistiche specializzate. Su cosa lavora Data Mesh? Quindi, essendo un programma dedicato al terminale, può lavorare facilmente, o meglio, il suo terreno preferito sono i file di testo, come ho detto. File di testo che devono ovviamente contenere non solo dei testi, ma anche dei valori numerici, visto che lo scopo di Data Mesh è eseguire dell'analisi dati e delle statistiche. Di solito le statistiche si fanno su degli indicatori numerici. Ecco che questi file di testo dovranno appunto contenere sia informazioni alfabetiche, testuali, ecco, meglio, che informazioni numeriche. Come devono essere organizzati questi file di testo? Perché devono pure avere una determinata struttura in modo che Data Mesh possa lavorare con questi file che gli daremo in input, in pasto. Questi file devono contenere delle righe di testo, quindi strutturate in modo da poter distinguere un'informazione dall'altra. Quindi le informazioni contenute in questi file di testo devono essere separate una dall'altra con un determinato separatore. Ecco, questi file sono anche detti comunemente, e penso che vedendo questa sigla vi la riconoscerete, del tipo CSV. Tipo CSV sono i classici file che per esempio possono anche essere salvati da un foglio Excel o Calc se parliamo di LibreOffice. Ecco, la sigla CSV, ovvero l'estensione di questi tipi di file di testo, significa, è il solito acronimo inglese-americano che significa Comma Separated Values, ovvero, liberamente tradotto, valori separati da una virgola. Questo perché? Perché negli Stati Uniti, per difetto, il separatore, come separatore fra un'informazione e l'altra in un file di testo di questo tipo, viene sempre usata la virgola, appunto, la comma in inglese. E non è detto che debba essere sempre la virgola, però per difetto, se voi non impostate nulla di particolare, un file di testo che esce da un programma statunitense o usando un sistema operativo impostato con la lingua americana e la localizzazione americana, vi creerà un file di testo tipo, vi verrà creato un file di testo tipo CSV, ovvero separato da virgole. Questo per dire con cosa lavora Data Mesh. Quindi, se avete uno o più file o un'infinità di file contenenti delle informazioni che vi interessa aggregare in un certo modo o analizzare con certe funzionalità statistiche particolari, sappiate che questi file devono avere questa struttura. Qui, sullo sfondo del video che state guardando, vedete la pagina principale del progetto GNU e specificatamente del progetto Data Mesh, ovvero della gestione, dello sviluppo di questo comando che poi noi usiamo nel terminale.
Ho parlato di file perché, in una situazione, diciamo così, reale, generalmente le vostre informazioni da analizzare le dovreste avere in un file, perché possono essere anche tante queste informazioni. Però Data Mesh lavora anche senza file, volendo iniziare ad usarlo per capire cosa succede usando Data Mesh. Quindi una volta che l'avete installato, perché tra l'altro ho scordato di dire che non è un comando che troverete già installato per difetto sul vostro sistema operativo, essendo un comando specializzato in un determinato ambito, non viene installato su tutti i sistemi operativi, quindi dovete dapprima installarlo con Ubuntu Software Center o con il terminale o come vi trovate meglio. Una volta installato potete iniziare ad usarlo. Per esempio, giusto per fare un esempio, prima di mostrarvi gli esempi che ho preparato io, vedete qui un esempio semplicissimo di utilizzo di Data Mesh senza aver bisogno di un file esterno contenente i dati. Cosa fa questo comando da terminale? Usa dapprima il comando seq 10, che praticamente crea una sequenza di numeri dall'1 al 10. Ecco, se noi eseguiamo quel comando in un terminale, seq 1, 10, scusate, 10, vedete che ritorna una sequenza 1, 2, 3 fino al 10. L'esempio di Data Mesh dice: metti in pipe, da impasto Data Mesh questa sequenza di 10 valori numerici e ordina a Data Mesh di eseguire la somma di questi valori numerici e poi min in inglese ormai, min la media degli stessi valori. Questo 1 significa la prima colonna di dati. Ovviamente il comando seq è un comando solo, esegue il suo compito e stampa video nel terminale una colonna di numeri, e la colonna è la prima colonna di dati. All'inizio del video vi ho parlato di file che devono essere organizzati con le informazioni separate da una virgola. Quindi i file di dati possono avere anche 1000 informazioni separate da virgole, quindi 1000 colonne di informazioni. Pensate ad un foglio Excel o un foglio Calc, immaginatevi le colonne, della classica griglia di un foglio di calcolo, le colonne dalla A, B, C, D, E, F, ecco, tutte quelle colonne lì possono essere anche tantissime in un file di testo separandole da virgola. E nel nostro caso, nel nostro esempio qui banalissimo, base, semplicissimo, la colonna è una sola, l'informazione è una ed è questo valore numerico. Quindi la colonna è 1, ecco perché nel nostro esempio vedete che si ordina a Data Mesh di eseguire la somma dell'informazione contenuta nella prima colonna e successivamente anche la media, sempre della prima colonna. Per forza è una, non abbiamo tanta scelta. Quindi se eseguiamo tutto questo comando, vedete che dando impasto i valori da 1 a 10 a Data Mesh, lui fa la somma e poi la media, e qui stampa la somma, quindi 1 più 2 più 3 più 4 eccetera fa 55, la media, punto 55 diviso 10 valori fa 5,5. Ecco, questo è proprio un esempio banalissimo, senza aver bisogno nemmeno di un file di dati, per mostrarvi come lavora Data Mesh. Quindi avete già intuito, capito che Data Mesh richiede l'operazione da fare sui dati e su quale colonna di dati eseguire questa operazione. Ripeto, in un file CSV potete avere anche 1000 colonne, quindi qui dovete indicare poi il numero corrispondente all'informazione sulla quale volete che Data Mesh agisca, operi. Ecco, questo era solo, diciamo così, per rompere il ghiaccio. Non è che io nella mia scaletta ho previsto 100 esempi, ne ho previsti 3 così semplicissimi. Poi, come sempre, l'invito è che siate voi ad interessarvi se il tema vi interessa, se questo comando può tornare utile nelle vostre attività quotidiane, perché no? Magari siete degli statistici, sappiate che avete questo comando a disposizione. Quindi io vi mostro un po' la panoramica, così una breve infarinatura, e poi come sempre l'invito è ognuno che è interessato all'argomento provveda da sé ad approfondire ulteriormente questo argomento. Voilà, passiamo agli esempi che ho preparato.
e li ho preparati sulla base di un file naturalmente per avere un po' più di dati che non crearli con dei comandi tipo questo. E dove sono andato a prendere questi dati, piuttosto che inventarli, mi sono scaricato le statistiche di utilizzo del mio canale YouTube e vi mostro la struttura. Quindi quando voi entrate nelle statistiche del vostro canale YouTube, ammesso che ne abbiate uno ovviamente di canale, potete scaricare appunto queste statistiche. Queste statistiche hanno una struttura di questo tipo. Io ho scaricato più anni per dare un certo senso agli esempi che vi farò fra un attimo. Vedete, per anno, partendo dal 2011 fino al 2015, ho scaricato appunto le statistiche nelle quali sono contenute un po' di tutte le informazioni. Ecco, per esempio, vedete qui la prima colonna è l'anno, appunto. Poi la colonna subito dopo, scusate, no, ho sbagliato. Ecco, la colonna subito dopo è a quale paese si riferiscono i dati che seguono sulla stessa riga, per esempio la riga 2 qua, Italia. La sigla del paese ITI, quanti si sono iscritti, immagino nel 2011, che risultano provenienti dall'Italia 38, quanti guadagnati 40, eccetera, eccetera, quanti ne ho persi 4, eccetera, eccetera. Ecco, vedete quante visualizzazioni dall'Italia, la terza riga è la Svizzera, quanti dalla Svizzera, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, informazioni statistiche di questo tipo, tipiche di un canale appunto YouTube che offre la visualizzazione di video, e Google mette a disposizione questa base statistica gratuitamente a tutti gli iscritti che hanno un canale. Questa è una base dati ideale per mostrarvi qualche esempio banalissimo e semplice con Data Mesh, cioè sfruttando proprio solo alcune sue funzionalità fra le più semplici, perché come ho detto all'inizio del video, Data Mesh fa anche molto di più e molto più funzionalità molto più complesse, ecco, molto più specialistiche. Quindi, il primo esempio è, tra l'altro, forse prima di partire con il primo esempio, questo è il foglio CSV, quindi separato da virgole, aperto in un foglio calc per mostrare scusate, per mostrarvi la struttura in modo organizzato, in modo leggibile, perché il file CSV in quanto tale, adesso ve lo mostro, è questo, l'originale scaricato dal sito del canale YouTube, e vedete che in realtà le informazioni sono quelle identiche che vedete qui, ordinate belle colonna per colonna, ma qui vedete che sono tutte separate, un'informazione separata dall'altra tramite una virgola, punto, comma, separated values. Vedete 2011, virgola, Italy, virgola, it, virgola 38, virgola 42, eccetera, eccetera, fino in fondo alla riga, che sono piuttosto tanti campi, tanti campi di informazioni. Qui semplicemente il programma LibreOffice Calc, quando importate un file di quel tipo, vi riconosce che è un file tipo CSV, vi chiede la conferma che sia la virgola al separatore, poi ve lo presenta in modo un po' più leggibile. E inoltre, essendo tante le colonne di questo file, vedete le colonne di informazioni sono ben 56 le colonne diverse, siccome Data Mesh si aspetta il numero della colonna, io mi sono facilitato il compito creandomi questo foglio calc dove ho numerato le colonne, vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, in modo che negli esempi che vedremo fra un secondo, vedrete che ho indicato appunto la colonna sulla quale agire, e qui sarà facile riferirsi con il numero della colonna. Ecco, tutto qua. Questo perché appunto lavorando direttamente su questo file con tutte le virgole così, non ordinate verticalmente, ma tutte che fanno a zigzag a seconda del contenuto della colonna precedente, sarebbe molto difficile lavorare, per non dire impossibile. Allora, primo esempio, prendiamo il primo esempio, vediamo un po' cosa faccio fare a Data Mesh in questo primo esempio. Faccio raggruppare il numero di mi piace, ovvero quando
voi avete la bontà di cliccare su mi piace su un determinato video, questo è una statistica che viene archiviata da Google e quindi mi viene anche restituita scaricando le statistiche come ho fatto poco tempo fa. Allora, il numero di mi piace suddiviso per anno e ne dà appunto il totale, no? Il totale di mi piace per anno, per il 2011, 12, 13, eccetera. Questo è il comando che va dato per usare Data Mesh, quindi qui la mia scalettina magari la sposto un attimino. Allora, cosa succede? Prima di tutto è meglio che mi posizioni sulla scrivania, mi sembra che ho messo il file, sì, è sulla scrivania, quindi è meglio che mi posizioni sulla scrivania, se no non mi trovo al file, eh. Fatto, eccoci qua. Ok, allora cosa diciamo di fare data mesh in questo primo esempio? Quindi data mesh, doppia lineetta come primo parametro per dire headers, ovvero dammi anche le colonne del risultato, non solo i valori, come vedete qui. Data mesh senza quell'opzione qui, headers, ci ha dato solo i valori risultato, ma non la colonna di cosa vuol dire questo valore. Quindi qui ho preferito mettere, tornami anche alla colonna del risultato per capire a cosa corrisponde quel valore risultato. Poi il T è il separatore. Quindi, anche se magari per difetto il vostro sistema, il vostro comando data mesh che installate vi prende la virgola per difetto, per essere chiari nel comando e per sicurezza, preferisco comunque indicare esplicitamente quale separatore viene usato in questo file per separare le informazioni una dall'altra. In questo caso è la classica virgola, quindi secondo parametro meno t e subito dopo a seguire la virgola. Quindi data mesh così sa che deve separare le informazioni con la virgola. Poi meno g vuol dire raggruppa. Infatti lo scopo dell'esercizio è raggruppare il numero di mi piace per anno, quindi accorpare per anno di pubblicazione di video tutti i mi piace e quindi per anno, quindi raggruppa per quale colonna? Qui ho messo 1 e noi sappiamo che la colonna numero 1 è proprio quella dell'anno, quindi chiedo a Data Mesh di accorpare i totali dei mi piace lavorando su questa colonna dell'anno e poi gli dico cosa fare, somma la colonna 43, vedete 43, andiamo a vedere la colonna 43 qual è, colonna, eccola qua, è proprio quella dei likes, ovvero dei mi piace, la colonna 43, quindi cosa succede? Questo primo esempio, oh, sono andato troppo in là, questo primo esempio aggrega questi valori di like, quindi le somma per anno. Ok, quindi facciamo eseguire questo comando e vedete che lui mi dice group by, quindi in inglese vuol dire informazioni raggruppate per la colonna anno. Ok, e poi, e questa è la prima operazione, poi la seconda operazione è la somma della colonna 43, quindi dei likes. Vedete che headers, l'opzione headers mi permette di stampare qual è l'informazione che segue sotto, colonna per colonna, e in più indica a Data Mesh che la prima riga del file, e vediamo subito, la prima riga del file è l'intestazione, rappresenta l'intestazione delle colonne e non è un'informazione da utilizzare per i calcoli. Se non ci fosse questa prima riga con scritto anno, geography, eccetera, eccetera, non ci fosse, dovrei dirgli che non ha intestazione il file, quindi Data Mesh sa che tutti i dati che incontra sono da tenere in considerazione. Essendoci headers, gli ho detto guarda che la prima riga sono i nomi delle colonne, non prenderli in conto per i calcoli. In effetti non l'ha fatto. Quindi, cosa è successo di tutto questo file? Vedete che sono
Sono, quante righe? Io non me lo ricordo, vediamo un po'. Sono 624 righe singole di dati ottenuti dalle statistiche di Google, 624 righe, il risultato di questo comando di data mesh sono 1, 2, 3, 4, 5 righe perché sono 5 anni di dati e lui li ha raggruppati, li ha accorpati, aggregati, sommando i valori che ha trovato nella colonna 43. Vedete? 42 mi piace nel 2011, 460, 594, 605, 527 nel 2015. E voilà, questa è una semplice statistica che vi mostra il meccanismo di funzionamento di Data Mesh, vi dà una base di utilizzo del comando che potrete anche subito sfruttare voi e poi potete ampliare, appunto, approfondendo l'argomento, ampliare anche il tipo di comandi da usare. Ecco. Secondo esempio, ve ne ho fatti quanti? Quattro. Quattro esempi. Secondo esempio, li passiamo un po' in rassegna anche più rapidamente, adesso che abbiamo spiegato un po' il meccanismo di Data Mesh. Il secondo esempio cosa fa? Raggruppa di nuovo il numero di mi piace per anno. E ne dà il totale e anche il valore massimo, ovvero per ogni all'interno di ogni anno della statistica mi torna il totale esattamente come questo comando e in più ho aggiunto l'informazione di tornarmi il valore massimo, ovvero quando ci sono stati più mi piace all'interno di quell'anno. Quindi copiamo e incolliamo anche questo comando. Vedete che si è aggiunto anche il max, quindi il massimo di like, sempre della colonna 43. Rispetto al comando di prima, oltre alla somma dei valori della colonna 43, ho aggiunto anche il max, quindi il massimo. Ormai tutti i nomi delle funzioni sono in inglese, eh? Questo dovete sempre tenerne conto, ormai è così. Il max, quindi il massimo, sempre della colonna, lavorando sulla colonna 43. E lui stavolta ha tornato tre valori per ogni anno, vedete? 2011, la somma di mi piace è stata 42, di cui una riga ha il valore massimo che è il 35. Vediamo, mi sembra che fosse uno dei primi valori, il 35. Eccolo qua, proprio il primo, scendendo per il 2011, vedete sono la maggior parte 0 di queste righe, poi parte il 2012. È proprio 35 al valore massimo, per esempio, e così via per gli altri. Quindi 2012 su 460 mi piace, il valore massimo di una di quelle righe è 409, eccetera, eccetera. E voilà. Vedete che veloce, pulito, eh? Questo, non mi stancherò mai di ripeterlo, i comandi da terminale possono sembrare o di fatto essere magari più complessi da usare dei comandi ad interfaccia grafica, ma sono sicuramente più leggeri per il vostro PC, per il vostro sistema operativo, non portandosi il fardello dell'interfaccia grafica. E in questo caso specifico, inoltre, Data Mesh lavora con dei file di testo che se ne dica, sono pur sempre il supporto più leggero per i nostri dati, eh? Non hanno formati, non hanno niente, i file di testo sono puliti, sono proprio solo i dati e quindi sono leggeri, anche se sono enormi, i file di testo sono pur sempre un supporto leggero per i nostri dati e quindi molto pratico e comodo da usare. Ecco. Chiusa questa parentesi, andiamo avanti con gli esempi. Tra l'altro vedete che, forse non l'ho detto prima, ma l'avrete notato, insomma, il file con i dati da dare in pasto a Data Mesh gli viene dato con questo, come dire, canale invio con il segno minore verso il comando. Quindi prima si specifica cosa fargli fare e poi gli si dà in pasto, gli si dice prendi i dati sui quali lavorare grazie a questa invio con il minore verso Data Mesh e la sorgente dei dati che è qui sulla destra. Dunque, terzo comando, esempio, questo non ha uno specifico obiettivo, questo esempio, ma è una raccolta di semplici operazioni che si fanno su tutte le righe dei file, che si possono fare su tutte le righe dei file. Facciamo un'esecuzione, ecco cos'è successo qua. Ho detto semplicemente
non raggruppare nulla, ma su tutto il file, quindi su tutte le 600 e passa righe di questo file di dati, prendile tutte in blocco e dammi la somma della colonna 7, la media della colonna 7, vediamo cos'è la colonna 7, quindi la colonna 7 è le visualizzazioni, views, le visualizzazioni, quindi dico dammi la somma di tutte le visualizzazioni di questi 5 anni, la media, poi il conteggio dei mi piace, la colonna 43, quella già usata negli esempi di prima, la media della colonna 50, che non so che cosa sia, la media della colonna 50, chi si ricorda che cos'è? 50, ah, del numero di commenti. La media del numero dei commenti e il massimo, il valore massimo della colonna 49, che è delle condivisioni. Ecco, quindi vabbè, vedete che la somma di tutte le visualizzazioni è questa, 478.000. Al momento che ho scaricato le statistiche erano quelle, 478.578 visualizzazioni. La media aritmetica di quelle sono, vabbè, 768, bla bla bla. Il conteggio dei like, quindi sono 623, conteggio, eh? E la media dei commenti per video sono 4,4 commenti per video e il valore massimo di condivisioni è stato 96, quindi c'è stato un video che è stato condiviso 96 volte. Vabbè, ecco, questo solo per darvi un'idea. Semplicemente scaricando le mie statistiche del canale YouTube che sono lì a disposizione, posso, diciamo, sono già delle statistiche in quanto tali, posso vedere un po' così, diciamo a grandi linee facendo scorrere questo file, però sono un po' tante le righe, posso vedere un po' come sono andate le cose negli anni con le varie informazioni nelle varie colonne. Voglio fare qualcosa di più, posso usare Data Mesh, punto molto leggero, potente, efficace, efficiente come comando e dandogli in pasto quel file, vedete che posso ottenere ulteriori indicazioni aggregate nel modo più svariato delle informazioni ottenute dal mio canale, vedete? Semplice, tutto sommato, basta sapere come impostare il comando, poi un comando tira l'altro e Data Mesh non è così difficile da usare. L'ultimo esempio è, vabbè, un po' più complesso perché è composto anche con un altro comando. Che cosa fa questo esempio? Cominciamo a copiarlo. Raggruppa il numero di mi piace per paese, e anno. Quindi qui c'è un raggruppamento duplice. Quindi per paese, quindi raggruppo per paese e successivamente un sottoraggruppamento ulteriore per anno dopo il paese. Molto bene. E poi cosa faccio? E quindi ne do il totale, quanti mi piace per paese e per anno. Ordinando anche il risultato per paese per anno e poi in aggiunta, quindi questo non c'entra con Data Mesh, ma è un'operazione successiva al lavoro fatto da Data Mesh. Vedete che in pipe qua do il risultato di Data Mesh, lo do in pasto al comando awk, all'editor di linea awk, che mi permette di filtrare solo i valori maggiori a zero, quindi mi esclude i paesi che hanno delle statistiche a zero per avere una vista un po' più ristretta solo dei paesi significativi, ecco, con qualche mi piace. Se vi chiedete cos'è awk, come usarlo e perché e per come, vi rimando al mio corso sulla presentazione delle espressioni regolari, lo trovate in una playlist sul mio canale. E lì c'è uno dei video di questo corso che parla proprio di questo editor awk. Quindi non mi dilungo qua, faccio semplicemente enter e vedete che stavolta è un po' più lungo il risultato. Vedete che è raggruppato per geography, ovvero per paese,
successivamente raggruppato per anno e poi la somma di quanti mi piace, sempre della colonna 43, per quella suddivisione. Quindi vedete alcuni paesi che hanno avuto un mi piace in un solo anno, per esempio l'Albania nel 2013 mi ha dato un mi piace qualcuno, l'Algeria idem, l'Argentina mi ne ha già dati in 2 anni diversi, due quantitativi di like diversi, l'Austria pure, il Belgio, Brasile, eccetera, eccetera. Vediamo un po', immagino che l'Italia, essendo anche la stessa lingua, ci sono dei mi piace per tutti gli anni, vedete, 11, 12, 13, 14, 15, vari mi piace. Non so, la Svizzera, anche il mio paese, ne ha molto meno, ma comunque anche per il mio paese ce n'è almeno uno ogni anno, eccetera, eccetera. Chi più, chi meno, vedete? Regno Unito, Stati Uniti, un po' da tutto, Vietnam addirittura, ecco, un po' da tutti i paesi, anche dalla Russia. Vedete, un po' da tutti i paesi, poi è anche interessante, simpatica questa statistica, vedere i mi piace che vengono al tuo canale un po' da tutto il mondo, ecco. Questo era un esempio il più complesso. Qui, come sempre, vi lascerò poi nel commento del video anche dei riferimenti in rete per andare a vedere più in dettaglio cosa sia questo data mesh e vederne le potenzialità. Come vi dicevo, quello che abbiamo usato noi è proprio il minimo, le operazioni più semplici di data mesh. In realtà vedete che le available operations, ovvero i comandi possibili di data mesh, sono il group by l'abbiamo usato, il cross tab per incrociare tabelle. Adesso non vi voglio e non posso nemmeno, non sono nemmeno in grado di spiegarvi tutti cosa fanno questi comandi, transpose, reverse, immagino che rovesci l'ordine di un file di dati, check, non so cosa faccia, rmdap, base, md5, somma, queste sono quelle che abbiamo usato, somma, il max, il min, il valore assoluto minimo, massimo, il conteggio l'abbiamo usato, il primo, l'ultimo valore, random, prendere un valore a caso, unico, collapse, count, conteggio univoco, la mediana, ecco, poi qui iniziamo a entrare in zona che io poi non conosco nemmeno tanto, quindi il quartile, valore del terzo quartile, interquartile, queste sono cose che io, la moda, l'antimoda, non so, vedo scritto così, ma francamente, non essendo uno statistico, vi dico solo che se qualcuno di voi che si intende di materia statistica vede questi nomi, probabilmente li riconosce. Media assoluta, deviazione mediana assoluta, tutte queste cose, excess, kurtosis, non so, ci sono anche dei nomi, Jark, Beta, D'Agostino, Pearson, ci sono anche dei nomi riferiti, immagino, statistici o matematici che hanno fatto queste funzioni. Qui si parla anche di linguaggio R, che Data Mesh ha delle funzioni equivalenti al linguaggio R, che è tipico di ambito statistico, un linguaggio molto in voga fra studiosi, scienziati, per analizzare i dati, e quindi vi immaginate a che livello sia questo data mesh, non solo per una semplice somma, ma per molto di più. E quindi vedete che c'è tanto da studiare su questo comando per chi è della materia e per chi è interessato. Voilà, questo mi sembra che sia tutto per questo video. Come sempre vi ringrazio per l'interesse che dimostrate e vi mando un saluto fino alla prossima volta. Ciao ciao!